Hey everyone, welcome back to my channel. Io sono Laura e benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi facciamo un video un po' diverso dal solito perché vi propongo una ricetta autunnale che non poteva mancare su questo canale. Il pumpkin spice latte. Però, perché c'è un però. Il pumpkin spice latte, ovvero le tre versioni del pumpkin spice latte che vedrete in questo video, sono vegane. Ragazzi, io sono intollerante al lattosio, quindi spesso e volentieri mi trovo a dover rivisitare le ricette. Raga, mi dispiace. Comunque, niente, varie intolleranze che ci sono, che ho, che presto, che ce n'è per tutti, non preoccupatevi. Comunque, dicevo, pumpkin spice latte in tre versioni vegane o soprattutto all'italiana, perché allora ragazzi, io ho visto le ricette degli americani, essendo comunque il pumpkin spice latte una ricetta tipica di Starbucks. Io quando l'ho fatta per la prima volta mi sono ovviamente dovuta informare, perché non è che ho detto cos'è il pumpkin spice latte, raga, cos'è? E niente, quindi niente. Allora, mi sono informata appunto sulle ricette per fare per la prima volta il pumpkin spice latte anni addietro ormai. Solo che, raga, io le ho viste praticamente fatte dagli americani e penso che non lo farei, non mangerei mai una cosa del genere, tipo, assolutamente no, tipo, no. Cioè, le schifezze che ci mettono dentro, raga, no. E niente, quindi ho rivisitato la ricetta cercando di farla un pochino più fit, un pochino più all'italiana, no? Sai, il caffè con la moka, queste cose qui, no? Quindi, hey, allora, niente, allora, se sei curioso mi raccomando continua a guardare questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale, mi raccomando, perché c'è tanto per di favolosi contenuti di Beautiful Laura, mi raccomando. Ti lascio il video, mi raccomando, fammi sapere se poi ti è piaciuto e niente, keep on watching! Iniziamo preparando la nostra base del pumpkin spice latte, quindi prendiamo un pezzo di zucca, io ho utilizzato una zucca butternut, ma voi potete utilizzare in realtà qualsiasi tipo di zucca in commercio. La laviamo, la tagliamo a pezzettini, anzi la tagliamo a quadrettini, che sarà più comodo, che servirà appunto per fare il purè, che sarà diciamo la parte principale del nostro pumpkin spice latte. Io utilizzo questa, diciamo, questo utensile della Tupperware per far cuocere a vapore la zucca. Potete cuocerla a vapore o potete anche cuocerla in forno tranquillamente, l'importante è che sia bella morbida, potete anche bollirla come preferite. Ne aggiungo quindi l'acqua e dopo aver messo la zucca metto tutto in microonde in modo che si cuocia. Una volta pronta la zucca la dobbiamo spappolare, noi la schiacciamo con la forchetta, però in realtà potete anche frullarla, anzi consiglio in realtà di frullarla perché altrimenti restano i grumi. Infatti, come potete notare, resta molto grumoso. Diciamo, la parte più corposa del nostro pumpkin spice latte poi sarà appunto il latte vegetale. Abbiamo qui i nostri tre latti vegetali, mandorla, soia e riso, e il primo in realtà è un bicchiere di panna vegetale da montare per dolci. Prepariamo il caffè all'italiana, quindi con la moka o con la caffettiera come preferite. Esce il caffè, perfetto. Prendiamo un pentolino, mettiamo zucchero di canna, 4 cucchiai di acqua o comunque mezzo bicchiere, come preferite. Portiamo a ebollizione facendo una sorta di caramello. Aggiungiamo il purè di zucca che abbiamo fatto prima e poi iniziamo ad aggiungere le spezie, perché il pumpkin spice latte prevede un sacco di spezie, però noi ne metteremo giusto 3. Vaniglia in polvere, cannella e noce moscata. Eccoci qua. Facciamo cuocere ancora bene, poi mettiamo tutto a raffreddare. Per la prima versione mettiamo un cucchiaio di base, quindi poi una tazzina di caffè. E prendendo il latte di mandorle, io utilizzo quello della barista che si monta benissimo, dell'Alpro, montiamo appunto per dare un effetto molto cappuccino. Resta bello corposo rispetto al latte di mandorle classico, perché resta molto più liquido e non si monta. Ecco qua questo effetto molto cappuccino. Aggiungiamo il latte di mandorle montato alla nostra base. Ed infine decoriamo con la cannella.
here we are with the first version. Ok. Andiamo con la seconda versione, facciamo di nuovo la poltiglia con la poltiglia di base, quindi zucca, zucchero di canna, acqua, due cucchiaini di cacao, cannella e noce moscata. Ah, e anche vaniglia, mi raccomando. Perché non c'è vaniglia, che l'ha detto che è super dolcissima. Cuociamo e stavolta abbiamo frullato, quindi la nostra base resterà molto più liquida. Aggiungiamo il caffè. E poi, appunto, dopo aver montato la panna vegetale per dolci, aggiungiamo quella in top. Resta comunque semi montata, e poi decoriamo con cacao e pepite di cioccolato. La terza versione invece prevede una base come la prima versione, quindi senza il cacao. Aggiungiamo la nostra tazzina di caffè e il latte di riso. Qui ne mettiamo due tazze, perché due bicchieri, perché se no era troppo poco, faceva una brutta figura, quindi hey. Eccoci qua. Aggiungiamo anche qua la nostra panna vegetale montata per dolci. Tra tanta panna vegetale, decoriamo infine con cannella e pepite di cioccolato. Eccoci qua con la terza versione del nostro pumpkin spice latte vegetale. Eccoci qua. Le tre versioni del pumpkin spice latte. Ne manca una perché ce lo siamo bevute alla fine, quindi... Eccoci qui. Comunque, ecco, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, lascia un like e non dimenticare di iscriverti al canale se vuoi vedere altri contenuti e non perderti niente. Quindi ci vediamo alla prossima!